Ciao ragazzi, oggi parliamo dell'ormesi, cioè quel fenomeno biologico per cui gli organismi viventi, siano essi cellule o mammiferi, sottoposti ad uno stimolo stressante, reagiscono in modo diverso in funzione dell'entità dello stimolo stesso. Se lo stress è moderato, avremo una reazione di adattamento positiva, mentre uno stress eccessivo produrrà un danno all'organismo aggredito. Un esempio di stimolo ormetico è l'esposizione alla luce solare, che se da un lato stimola la sintesi di vitamina D e la formazione di melanina col suo effetto abbronzante, dall'altra, se presa a dosi troppo elevate, può produrre scottature con conseguenze importanti, che possono arrivare allo sviluppo di melanomi. Il concetto di ormesi o antifragilità è importante perché sottolinea la capacità di adattamento del nostro organismo, capacità che possiamo utilizzare a nostro vantaggio per migliorare salute, longevità, forma fisica, benessere, in altri termini, la qualità della nostra vita. Oltre all'esposizione alla luce solare, esistono numerosi altri fattori che stimolano l'ormesi e che possiamo utilizzare per influenzare positivamente la nostra salute. Ricordiamo, l'esposizione al caldo e al freddo, come sauna e docce fredde, ha mostrato di migliorare il metabolismo e l'umore. Restrizioni alimentari in termini di quantità e frequenza di pasti, come il digiuno intermittente, aiutano a rallentare l'invecchiamento e a ridurre il rischio di sviluppare malattie come diabete e tumori. I benefici dell'esercizio fisico sul metabolismo, cuore, muscoli e ossa sono noti a tutti. Attività cognitive impegnative come i videogiochi possono essere uno stimolo efficace per mantenere e migliorare le nostre capacità mentali. Alimenti come frutta e verdura ricchi di fitochimici come curcumina, sulforafano, berberina e resveratrolo riducono il rischio di sviluppare malattie neurodegenerative. E l'elenco potrebbe essere molto più lungo, ma quello che mi preme sottolineare è che il nostro destino non è tutto scritto nei nostri geni. I risultati positivi che contano davvero, e parlo di salute, longevità e benessere psicofisico, possiamo e dobbiamo guadagnarceli da noi, non può regalarceli nessuno. Un aforisma attribuito a Nietzsche recita: quello che non ti uccide ti rende più forte, ma il discorso va contestualizzato. In realtà, buttarsi sotto un camion non sorterà effetti positivi per la nostra salute, così come non li produrrà starsene sdraiati a letto tutto il giorno. Il nostro organismo e la nostra mente necessitano di sollecitazioni moderate e ripetute per crescere e svilupparsi al meglio. Quindi, nel contesto dell'ormesi, potremmo riformulare l'aforisma di Nietzsche come: ciò che non ti stressa eccessivamente ti permette di prosperare. Il veleno sta nella dose. Scoprire la dose di stress giusta per ognuno di noi è il vero segreto, ma di questo parleremo un'altra volta. Ciao, alla prossima!